Le sequenze che seguono sono spettacolari, ma rappresentano in realtà il glitch applicato male, e poi vi spiegherò il perché. Ma mica lo buttiamo via, eh? Potrebbe essere un ottimo modo per ottenere nel minor tempo possibile un gran numero di leggendarie da rivendere. Gran finale, in realtà sono andato avanti molto di più, però alla fine ho scoperto che tutte le leggendarie erano la stessa leggendaria. Non eravate molte di la più, Hellfire, qualche che me. È quella che questo tipetto può droppare praticamente al 100%. Ma facciamo qualche passo indietro, andiamo a vedere di che cosa abbiamo bisogno per scatenare questo glitch. Innanzitutto dovete mettervi in modalità offline, come spiegato nel primo video di questa playlist. Poi un mix di armi gelo, alcune a basso livello e altre anche ad alto livello. Benissimo anche le granate, fantastiche le Hex. Io ho usato questo fucile d'assalto, 44, non bassissimo, ed è anche un leggendario. Dada mi ha passato una mitraglietta blu a 50. Avrei anche un cecchino 25, però lì le munizioni finiscono alla svelta, ovvio. Insomma, diciamo almeno un'arma gelo. Averne un mix di varia potenza vi permette di adattarvi ai diversi modificatori che la modalità Chaos, ovvio che giocando a Chaos 3 aumenterete le probabilità di drop di leggendarie, come al solito. Partiamo. Dovremo andare su Eden 6 come pianeta, mappa Voracious Canopy. E questa è una combinazione davvero favorevole di modificatori. Ma ne ho beccate alcune che facevano sembrare i piccoletti tutti Godzilla. Dove siamo diretti? Se non avete mai fatto la missione, non avrete nessun segnalino sulla mappa, come invece potete vedere lì in basso a sinistra. È una corsa abbastanza veloce, si potranno skippare senza difficoltà tutti i nemici. Sto ripercorrendo le tracce di Dada. Nel tratto iniziale tenete la sinistra. Qui, sinistra. Qua non si può sbagliare. Siamo in un canalone. Qui tenete ancora la sinistra. Poi giù, dritti per quelle alture. Cattura lì sulla destra, ce n'è un'altra che vi porterebbe, ma questa la riconoscete per il fatto che lì in fondo c'è una cassa, una gabbia in realtà. Siamo ormai vicini, siamo passati per quella strettoia alle nostre spalle. La strada dalla station fast travel sembrava tanta, ma avete visto che ci abbiamo messo una manciata di secondi. Benedette U-Station. Qua invece girate a destra e preparatevi a far prima pulizia di tutti i mob. Pesantemente corazzati. Ma che cacchio sto facendo? Quindi, armi corrosive, meglio se di tipo diverso da quella gelo che poi dovrete utilizzare per risparmiare munizioni, ovviamente. Per prima di come il burro. Va benissimo anche un'arma come la Crossroad, se ce l'avete. Grazie Dada che me l'ha regalata. Fatto, siamo pronti. Il nostro tipetto sbucherà da quel casotto laggiù. Ho equipaggiato l'arma a gelo, che è acqua gelata, perché qua, signori, di per sé il fatto che questo signor Jabber Mowgli si sdoppi ogni volta che lo colpisco è un bellissimo easter egg dei Gremlins, che se ricordate si riproducevano proprio con l'acqua. Avete visto che mi sono subito disinteressato dell'originale, che cerco di riconoscere dal livello, mi sembra 49, poi dopo però ne spawneranno anche altri, perché è meglio cercare di non ammazzarlo, altrimenti si corre il rischio di innescare il bug del glitch, cioè che praticamente tutti i cloni spawneranno la Hellfire, che è l'arma associata al personaggio. Quando ce ne saranno una piccola tribù, sarà comunque molto difficile poi beccare quello sbagliato. E comunque ci si mette poco a ricominciare. Dai che cominciano a vedersi delle viola con una certa regolarità. Io di solito faccio spawnare una piccola tribù, poi inizio ad accopparli e poi ricomincio. Con delle granate gelo, qui utilizzerò le Hex, che sembrano proprio le migliori.
il tutto è ancora più efficiente. Fatemi fare qualche spawn. Forse si può cominciare da subito. Ho visto un video di un tipo che proprio sul primo jabber ha cominciato a lanciare granate come se non ci fossero domani. Provate, provate, poi condividete però con dei post le tecniche migliori. Occhio, sto per lanciare la granata. Sotto, quando sono vicini. Ale, vai di copula. Ragazzi, non ricordo male, non ho mai usato Zane, ma ha un'abilità che praticamente gli consente di spawnare all'infinito delle granate, forse anche con il suo companion, il drone volante, che ogni tanto comunque quello ne lascia cadere qualcuna. E si va avanti all'infinito lì, bellissimo. Sono tornato al primo video. I tempi sono maturi. Sentire il plin. Tipico. Eccolo, una delle simpatiche bestioline mi ha fatto il primo regalo. Quando iniziano a comparire le prime leggendarie, poi sempre di più. Un particolare, se entrate con una sirena potrebbe essere utile farlo con una build che minimizzi quelle abilità passive o legate all'uso delle armi, e questo a dire la verità vale in generale anche per altri personaggi, ciascuno ha le sue controindicazioni da disabilitare per questo tipo di farmi. Diversamente rischiereste di accopparne troppi con il tipo di elemento sbagliato, non gelo, diminuendo l'efficienza dell'accumulazione. Qui sono passato una Queen's Call gelo. Va bene, direi che ci avviamo alla conclusione. Questo è un glitch particolarmente utile perché non avete bisogno di un personaggio particolarmente dotato dal punto di vista di armi o altro. Davvero accessibile a chiunque, con qualunque personaggio. Buon farming e a risentirci. Pronta a combattere.